Sovegno, come presidente della Federazione delle Associazioni Sarde in Italia, ricordo il benvenuto della nostra rete, in particolare di quella della Lombardia e del Circolo di Saronno, che ha voluto insieme a noi promuovere questo convegno. Porgo il saluto subito ai relatori che sono convenuti qui dalla Sardegna e da Roma e da altre parti d'Italia. Il pubblico presente sono i soci dei nostri circoli, i circoli della Lombardia e quelli provenienti dalle altre regioni d'Italia, dalla Piemonte, dall'Emilia Romagna, dalla Liguria, dal Trentino Alto Adige, dal Veneto, dall'Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria. Qualcuno ci ha fatto dimenticato. Sono qui rappresentanti, sono venuti apposta per questo convegno che nelle nostre intenzioni doveva cadere in un periodo un po' più tranquillo, quando l'abbiamo preventivato attorno dalle nostre vacanze dalla Sardegna. Abbiamo pensato di riaprire il tema a noi tanto caro e tanto necessario dei trasporti. Avevamo pensato a questa data insieme anche alla vicepresidente del Consiglio della Giunta regionale, nonché nostra assessora di riferimento, la Alessandra Zedda, qui onorevole qui presente, pensando che i problemi fossero a quel punto almeno avviati. Invece tutto ciò che è successo questa settimana, compresa l'ultima notizia, ci fa invece essere, diciamo, come si dice in gergo giornalistico, sul pezzo. Siamo proprio in mezzo a una settimana e settimane future di grande lavoro per tutti coloro che anche oggi si trovano, e vi ringrazio per questo qui presenti. Saluto il senatore Salvatore Margiotta, lo invito un attimo a venire qui davanti, vogliamo prima presentarvi tutti insieme. La nostra vicepresidente della giunta regionale e assessore al lavoro della regione Sardegna. E invito poi i relatori, abbiamo i relatori che ci illustreranno in ordine i rappresentanti del Parlamento italiano eletti in Sardegna, il senatore Gianni Marilotti e l'onorevole deputato Andrea Failis. Abbiamo poi con noi il presidente della Commissione per l'insularità del Consiglio regionale, Michele Cossa, prego accomodati, e che porta avanti la battaglia a cui abbiamo partecipato tutti noi circoli per il referendum, la richiesta di inserimento dell'insularità nella Costituzione italiana. Andiamo quindi al professor Fusello, Fancello, che viene docente dell'Università di Cagliari, esperto della materia sui trasporti, della facoltà di ingegneria, che ci illustrerà la situazione europea sul tema della continuità territoriale. E abbiamo poi un rappresentante importante di un'economia sarda molto importante, a cui guardiamo tutti per l'idea anche di ulteriore sviluppo, che è il Paolo Manca, che è presidente della Federalberghi della Sardegna, che però penso in questo momento possa parlare anche in rappresentanza di tutte le categorie impegnate nel turismo sardo, quindi tutte le varie, non solo gli alberghi, ma la catena di bed and breakfast, e dunque l'economia turistica che è molto vicina ed espansa in tutta la nostra comunità. Voglio ringraziare il dito per ultimo e per ultimi, ma non per questo, autori di questa riunione, il sindaco di Saronno,
Alessandro Fagioli, che eccolo qua. È il presidente del Circolo di Saronno, Luciano Arns. Ringraziamento per l'organizzazione di questa giornata, di questo convegno e anche il carico, non solo dell'organizzazione ma anche diciamo delle risorse messe a disposizione, sia umane sia finanziarie. Quelle umane, ringrazio tutti i soci e i socie soprattutto del Circolo di Saronno che sono qui presenti e stanno lavorando per questo convegno. Facciamo abbiamo grandissimi ospiti, i rappresentanti delle compagnie marittime, ovviamente sono i protagonisti e questa della Tirrenia, Ermanno Sereni della Sardegna Ferri, Laura Nadalini, grandi navi veloci, Eleni Varoclu Grimaldi. Sarà giusta se ci siamo. Diamo inizio ai lavori. I relatori per aver confermato la loro disponibilità pur in questa situazione di emergenza nella quale soprattutto le istituzioni sono in questo momento impegnate in riunioni, in incontri a Roma, a Bruxelles, hanno comunque voluto essere qui in questo luogo che dove già ho ospitato uno dei nostri 70 circoli. Circoli sardi, la presenza anche di questo pubblico e del sindaco della città testimonia come i nostri circoli non solo associazioni chiuse di sardi, ma sono l'importanza che hanno per le comunità in cui sono, nelle quali sono inseriti, nelle loro realtà associative. Offrono ai propri soci e in questo caso Saronno raggruppano solo i soci e le persone di Saronno, ma di tutta la provincia di Varese, fa capo a questo circolo, circolo dove trovano socialità, dove trovano solidarietà, dove trovano cultura, scambio culturale e dove trovano anche un servizio di promozione della Sardegna, importantissimo come quello che offriamo e affianchiamo per il raggiungimento in Sardegna. Il tema di oggi, abbiamo detto, più che mai è un tema di attualità. Avevamo previsto che lo sarebbe ovviamente diventato, avendo nello stesso momento, nel 2022-20, due importanti scadenze, la continuità territoriale aerea e la continuità marittima. Il problema dei trasporti è stato sempre il centro della nostra attività e delle nostre battaglie. Dopo il trasferimento fuori dalla Sardegna e affrontati i problemi del lavoro, della ricerca delle case, dell'inserimento familiare e personale, dell'inserimento lavorativo, il problema che è stato scoperto dai sardi
che sono emigrati e che hanno quindi attraversato il mare, è stato per prima cosa rendersi conto che effettivamente isola vuol dire isola, vuol dire essere circondati da un mare per una tratta molto lunga rispetto a tutte le altre isole che, dell'Europa, e scoprire i problemi che questo poneva per poter mantenere il legame con la propria terra e il legame con il futuro della propria terra, quindi con ciò che loro andavano investendo in Sardegna e non andavano in Sardegna. Questo tema ci ha visto per primi sul fronte delle battaglie, delle rivendicazioni per il sistema trasporti verso l'isola. Voglio qui fare un breve cenno alla nostra storia. Scendiamo in campo pesantemente, ma sempre pacificamente, nel 1972, quando con lo sviluppo del turismo in Costa Smeralda e in Sardegna aumenta la domanda di trasporto per l'isola turistico, e gli emigrati che ovviamente ritornavano in Sardegna per le ferie in agosto, sia quelli italiani dall'Italia sia dall'Europa, si ritrovavano a bivaccare in quel momento nei porti, perché era lo sciopero dei marittimi, e senza nessuna assistenza per due giorni e senza posti sulle navi già prenotati dalle agenzie del porto per pieno. In quell'occasione fu occupato il porto di Genova, la prefettura, dal prefetto, i nomi di chi ha fatto e organizzato tutto questo viene da personaggi che avevano fondato i circoli e che erano i presidenti dei circoli. Ricordo per tutti Tullio Loci e tutti i presidenti dei circoli in quel momento esistenti. Riuscirono con il Ministero dei Trasporti a raggiungere, e con l'intervento del sottosegretario Nonne, ad ottenere una prima cosa: il contingentamento di posti, cioè un numero di posti sulle navi a disposizione degli emigrati e gestiti dall'organizzazione degli emigrati come occupazione, 50.000 posti e 15.000 posti in macchina. Fu una prima grande vittoria. Dopodiché seguirono le battaglie per le tariffe, per far rientrare noi che non siamo ancora oggi nella categoria sardi residenti, ma non siamo neanche dei turisti, siamo dei sardi emigrati. Questa categoria non viene nominata in nessun accordo. Lo ottenne con la Tirrenia, che in quel momento era un'azienda pubblica, e quindi col Ministero, quella di una delle tariffe agevolate per gli emigrati sardi. Una prima vittoria molto, molto regolamentata, per cui era ad esempio rivolta solo a chi poteva esibire un documento di lavoro dipendente. All'assurdità erano esclusi ad esempio gli artigiani o i liberi professionisti. Si faceva le file nelle agenzie fin dalla notte prima per avere i posti, e queste erano le visioni che davamo nelle agenzie di viaggio delle nostre città. Questa lotta fu poi vinta con altre manifestazioni, i limiti diciamo furono allentati. Inizia poi all'inizio degli anni, fine degli anni 90, la continuità in realtà. La stessa richiesta per quello che riguardava gli aerei, che in quel momento diventavano una via di trasporto che avanzava con le nuove esigenze, e si parlò di una continuità territoriale che comprendesse anche gli aerei. L'abbiamo ottenuta per un periodo, nel 2008 è stata impugnata da Bruxelles, e siamo andati a Bruxelles, siamo stati ricevuti dalla Commissione Trasporti, che ci spiegò che esisteva un limite di principio nella comunità europea, che era quello che non potevamo avere uno sconto in nome del fatto che eravamo nati in Sardegna, perché questo voleva dire essere discriminati e discriminare gli altri europei nati in altre zone.
francamente questo ci ha sempre fatto un po', come dire, stupire, cercare motivazioni, che il problema era quello di cercare un altro principio, che era quello dell'insularità, cioè della situazione di svantaggio della Sardegna, la cui soluzione potesse essere usufruita non solo dai nati in Sardegna, ma da chi doveva andare in Sardegna, quindi a tutti i cittadini europei. E lì siamo rimasti su quel fronte. Negli ultimi anni, nelle ultime due legislature, abbiamo avuto l'inserimento anche nella continuità aerea, seppur limitata a mesi invernali e non estivi. Oggi siamo alla scadenza dell'ultima convenzione, dove era previsto la continuità per tutti, cioè quello che c'era stato detto che poteva essere approvato in base al principio di svantaggio, e oggi viene rimesso in discussione, siamo da capo. Tutti questi anni cosa è successo? Che siamo sempre stati praticamente in una situazione di continua contrattazione con l'Europa per la continuità aerea. Devo dire che era stata impugnata da chi? Dalle compagnie che non avevano vinto il bando per l'assegnazione delle linee in rotta e in rotte di continuità. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo occupato aeroporti in questo periodo, sempre manifestazioni pacifiche, ma nello stesso tempo, siccome siamo gente che non si piange addosso, come qualcuno invece ha detto, ci siamo anche creati una nostra risorsa di continuità. Abbiamo capito che siamo una rete oggi con 30.000 iscritti e quindi possiamo avere un peso sul mercato, sul libero mercato delle compagnie, in questo caso delle compagnie marittime, per le quali comunque rappresentiamo una fetta di passeggeri che non solo è legata alla Sardegna, ma quindi è una di quelle che si dicono delle fette di mercato fidelizzate. Potranno entrare in crisi gli altri tipi di turismo, ma sicuramente non il rientro, almeno estivo, di noi tutti in Sardegna. Quindi siamo andati a contrattare con questa posizione delle agevolazioni per i nostri iscritti. Ed è stato questo, ed è un momento di grande aggregazione per noi. Cioè, siamo passati da un discorso alla scicciolata, un discorso di circoli individuali, ha una rete che si presenta compatto e che appunto ha un peso importante nelle vendite dei biglietti e delle tratte per la Sardegna. Questo vuol dire che quando i bisogni si mettono insieme e si presentano insieme, come fa la nostra federazione, la nostra forza aumenta. Nel frattempo siamo diventati un'associazione di promozione sociale nazionale, riconosciuta dal Ministero dell'Interno e dal Ministero del Lavoro. Con questo abbiamo il trattamento di tutto il mondo pari a quello di tutte le associazioni, le grandi associazioni, ARCI, ACLI, per ciò che riguarda il regime fiscale, per quello che riguarda la possibilità di accedere a dei contributi. Ecco, ma tutto questo sempre nel spirito della solidarietà e della socialità. E nello spirito del fare un servizio alla Sardegna, perché attraverso i nostri circoli, come tutti coloro che ci conoscono, sanno che si fa promozione della Sardegna e dello sviluppo economico della Sardegna attraverso la promozione non solo turistica, ma la promozione dei prodotti sardi, gli scambi culturali tra istituzioni e tra paesi, perché la comunità dei nostri paesi, il nostro riferimento. Oggi siamo organizzati con appunto questa nostra centro servizi che si chiama EvoTarget, alla quale lavora uno staff a cui faccio i complimenti, ma è uno staff che comprende non solo lo staff che sta negli uffici di Milano, ma lo staff di tutti i circoli sardi, di tutti i responsabili, tutti i presidenti, le presidente e i bigliettatori. Questa è la nostra organizzazione, basata sempre sul volontariato. Queste persone fanno servizio ai propri soci per agevolare il loro ritorno in Sardegna oppure per agevolare il desiderio anche delle comunità che ci circondano di raggiungere la Sardegna a prezzi che accessibili. Tutto questo porta quindi dell'economia alla Sardegna.
Oggi siamo qui in questa fase, si parla nuovamente di continuità territoriale solo per i residenti. Abbiamo lavorato per la formazione del principio di insularità in Costituzione, che nei prossimi giorni andrà in audizione nella Commissione Trasporti del Senato, la quale ringrazio perché siamo stati invitati anche noi, saremo presenti ovviamente. Con Air Italy oggi siamo stati anche contattati dalla Regione Lombardia per delle audizioni presso la Regione Lombardia, riconoscendoci un ruolo di rappresentanza della Sardegna fuori dall'isola. Cosa ci auspichiamo? Chiaramente noi ci batteremo per il nostro diritto a poter tornare in Sardegna non solo d'estate, ma per altre volte all'anno. Si parla di turismo di ritorno per tutti gli emigrati italiani nell'isola, cioè il Ministero degli Esteri fa investimenti su questo fronte. Ecco, noi vogliamo il turismo di ritorno di tutti i nostri figli e di tutti i nostri nipoti e discendenti che arrivano da tutto il mondo. E per questo abbiamo bisogno però di avere questo riconoscimento. Si parla di turismo emozionale, siamo quelli che portano le persone in Sardegna, li portano non solo sugli spiagge, ma li portano nei propri paesi d'origine, nell'interno, là dove c'è bisogno di ripopolare, di riportare vita culturale, di riportare e di mantenere i giovani nell'isola. Le nostre esigenze di vecchi emigrati sono anche quelle dei giovani. Se tu intervisti un giovane che oggi sceglie di venire fuori dalla Sardegna e gli chiedi qual è il problema poi principale, oltre la nostalgia, eccetera, quella dei trasporti, le difficoltà dell'organizzazione dei trasporti e dei costi di trasporto. Quindi questa è la nostra battaglia, ma non è la nostra sola battaglia, non è la battaglia dei sardi emigrati. Noi la facciamo a nome e anche per conto dello sviluppo e del progresso della nostra regione e quindi di tutti i sardi, di cui ancora e sempre faremo parte. Grazie. Allora, proseguiamo i lavori. Anch'io ringrazio tutti quelli che sono convenuti, ringrazio anche per la pazienza quelli che sono in fondo e che non hanno trovato posti a sedere, poi vediamo se riusciremo a sistemarli magari fra un po'. Intanto i lavori sono molto densi di interventi, oltre che di significato politico e sociale come e morale, come ha dimostrato l'intervento di saluto della nostra Presidente. Quindi vi annuncio già che saremo, possibilmente a partire da me stesso, poi quando interverrò, e saremo contenuti, e quindi se interverrò per sollecitare il rispetto dei tempi, insomma mi scuserete, ma ve lo dico già in anticipo. Proseguiamo i lavori intanto dando la parola al presidente del Circolo di Saronno, che ringrazio particolarmente per la sua impegno organizzativo, ma anche è un riconoscimento dovuto, credo, in questa occasione, perché è il circolo d'Italia che fa il maggior numero in assoluto di prenotazioni all'interno del centro servizio Eurotarget Fasi, quindi c'è un merito anche particolare da questo punto di vista. Luciano Aru, presidente del circolo di Saronno. Grazie Pierino, mi ha raccomandato di essere molto breve, quindi cercherò di esserlo. Ma prima di tutto un ringraziamento a tutti quanti voi che siete pervenuti, che avete accolto il nostro richiamo. Ci dovete scusare là in fondo se qualcuno è rimasto in piedi, ma effettivamente forse è andata oltre ad ogni nostra previsione. Un ringraziamento ai nostri ospiti di essere intervenuti, di essere qui oggi. Io mi rivolgo a loro a nome del circolo che è
mi onoro, veramente mi onoro di presiedere. E la riuscita di oggi non è una riuscita mia personale, no, è la riuscita di tutta l'associazione, è la riuscita di quelle persone che giorno dopo giorno danno una mano affinché l'associazione progredisca, l'associazione cresca, l'associazione lavori. Ecco, grazie a tutti loro e grazie agli ospiti che sono venuti qui. Ecco, io proprio per essere breve, io voglio rivolgermi direttamente ai nostri ospiti, diciamo agli esperti, ai politici che ci sono, scusate l'espressione, li ha presentati già la Serafina, quindi sapete chi sono. Mi rivolgo ai rappresentanti delle compagnie marittime, tutti, e li invito brevemente a guardare questa platea, a guardare di dietro, ma guardarli veramente. Questa platea siamo noi, siamo immigrati sardi in prevalenza, sono i nostri amici che amano la Sardegna, e tutti quanti noi, ma in Sardegna ci abbiamo lasciato fuori, tutti quanti, ma non solo, noi siamo venuti via dalla Sardegna apposta per lavorare, ma poi vi abbiamo anche fatto il ritorno, e vi abbiamo fatto il ritorno investendo a volte la nostra liquidazione, i nostri risparmi, costruendoci una casa. Qualche volta l'abbiamo ereditata e abbiamo speso i nostri risparmi per ristrutturarla. Noi, fuori dalla Sardegna, abbiamo portato lavoro in Sardegna, proprio con i nostri risparmi. I nostri amici non sardi che sono qui, qualche volta sono andati in vacanza. Si dice della Sardegna si ci innamora, sì è vero, della Sardegna si sono innamorati, e guarda un po', hanno pensato, vabbè, vado in pensione, ho la liquidazione, mi prendo la casa in Sardegna perché mi piace un mondo. Bene, signori, guardiamoci in faccia. Gli eventi di questo periodo ci stanno mettendo in crisi. Stanno mettendo in crisi tutti quanti noi, la platea che è laggiù, tutti i signori e signore che sono laggiù, che sono poi i nostri soci, che in Sardegna ci vogliono andare, che in Sardegna hanno speso i loro risparmi e che oggi stanno trovando difficoltà a viaggiare con prezzi contenuti. C'è il problema dei nostri figli, ma i nostri figli, signori, i nostri figli lavorano. Io sono in pensione, tanti di noi sono pensionati, possiamo andare a giugno e in Sardegna, possiamo andare a maggio. Io personalmente adesso il 23 di febbraio parto, posso andarci, ma i nostri figli lavorano, a loro viene detto, come lo dicevano a noi quando andavamo a lavoro, ma le tue ferie, l'azienda chiude in agosto, quindi tu devi andare in ferie in agosto. Signori, mia figlia quest'anno mi ha detto, no papà, mi dispiace, ma io quest'anno a queste cifre qua in Sardegna non vado. Ecco, portati via il nipotino, dal momento che poi ci vai nel mese di luglio, te ti porti via la nipotina, ti porti via, te la tieni con te, ma io, mio marito e il figlio più grande non andiamo. Per me è una delusione, come una delusione per tantissima gente che è lì in platea, va bene? Perché la nostra casa in Sardegna ce la siamo costruita, l'abbiamo ristrutturata con la speranza di permettere ai nostri figli di mantenere le radici in Sardegna, di andare dove sono le loro radici. Ma questa stregua, andando avanti di questo passo, non so, già una mia figlia, ne ho due, la seconda mi dice, papà, perché non provi a vendertela? Ma diamine, ci ho lavorato 40 anni per avere quella casa lì, perché mi dici venditela?
E poi c'è il problema, ma chi me la compra? Chi me la compra? Non vale più niente, più niente. La Sardegna è un'isola. Per arrivare in Sardegna bisogna prendere l'aereo all'Italia, al calendario chiuso. E l'Italy, vabbè, sappiamo tutti in che situazione è, va bene? EasyJet, vabbè, non è low cost. Le navi, assolutamente non se ne parla. Cioè, a questa stregua qua, io vi garantisco una cosa, io il mio appartamentino giù in Sardegna nell'anno 2000 l'ho pagato 50.000 euro, nel 2002 me ne hanno offerto 120.000, gli ho detto ma te sei pazzo che io te la vendo, oggi se me ne offrono 30.000 io mi torno, ho detto tutto, la smetto qua perché mi sembra di aver parlato abbastanza. Buon lavoro, buon lavoro, dateci delle risposte. Grazie Luciano, diamo la parola al nostro ospite della città, ospitante, ad Alessandro Fagioli, sindaco di Saronno, che è sempre attento alle esigenze del circolo e alle iniziative che spesso anche in collaborazione con il comune il circolo di Saronno tiene. Grazie per l'invito, buongiorno a tutti. Innanzitutto un saluto agli ospiti, rappresentanti delle istituzioni di ogni ordine e grado che siete molti, anche oltre che tra i relatori, li vedo anche tra il pubblico, vedo tanti sindaci del territorio, rappresentanti del Consiglio regionale, senatori, eletti anche in Lombardia. Non li cito tutti perché poi se non ho visto qualcuno me ne dimentico, è una grave scosa. Innanzitutto grazie al Circolo Culturale, grazie ad Eletta perché da tanti anni non solamente genera in città attività aggregative, attività culturali e folcloristiche, ma veramente organizza e tiene i contatti con la propria comunità per far capire alle istituzioni quali sono le tematiche di chi si è allontanato da casa propria per lavorare e chi desidera poter avere il collegamento con casa propria agevole, possibile e continuativo. Mi sono fatto dare 4 dati dall'anagrafe giusto per dare un po' quello che possono essere i numeri su Saronno. A Saronno risultano al 6 febbraio 2020 349 cittadini residenti a Saronno nati in Sardegna, 190 femmine e 159 maschi. Questo ovviamente non tiene conto di tutti figli e nipoti di coloro che sono arrivati a Saronno nei decenni passati e che qui sono nati, quindi non rientrano in questi dati statistici. Ma giusto come esperienza personale vi dico, io dalle scuole materne, dall'asilo, alle elementari, alle scuole superiori e quotidianamente comunque ho contatti, amicizie con persone che fanno parte dell'attività, della vita imprenditoriale, della vita sociale, chi è nelle forze dell'ordine, chi è nella sanità, quindi veramente queste persone sono inserite a pieno titolo e inserite in maniera laboriosa, professionale e con tanta amicizia, permettetemelo di dire, in quello che è il tessuto saronnese. Io continuo a sostenere che Saronno c'è un'unica comunità, che è la comunità saronnese, e che può avere tante mille sfaccettature, mille sfumature, ma comunque tengo a sottolineare che ci riteniamo un'unica comunità. Dobbiamo considerare che per chi vive a Saronno, chi vive il nostro territorio, il tema dei trasporti, è complicato perché siamo in tanti che ci muoviamo. Ma Saronno ha una delle più importanti stazioni di Ferrovie Nord, dalla quale possiamo arrivare a Milano in Piazza Cadorna in 19 minuti, a Milano Centrale per poi trasferirci quindi con i treni veloci per Bologna, Roma o presso gli altri capoluoghi di regione in maniera molto veloce, quindi a Milano Centrale ci mettiamo poco più di mezz'ora direttamente da Saronno. Con i vari passanti si va anche poi verso Bergamo, piuttosto che da Saronno si va verso Seregno Monza, piuttosto che Varese, Como, l'importante ovviamente aeroporto internazionale di Malpensa, anche verso Novara. Quindi noi qui siamo comodi, abbiamo l'autostrada, abbiamo le superstrade, ma pensare, e adesso mi metto sulla giacca da vicepresidente della provincia, e vi dico che arrivati a Varese anche noi abbiamo un tappo, un blocco perché poi andare verso la Svizzera o comunque verso il nord della provincia, verso Luino, quindi verso le montagne, perché la provincia di Varese va dalla pianura fino alle Alpi,
diventa complicato e ci mettiamo meno in treno andare, o perlomeno ogni tanto la battuta diventa, facciamo prima andare a prendere il caffè a Genova che non arrivare a Luino in macchina. Quindi anche noi viviamo, al di là di quello che è il contesto cittadino saronese, viviamo delle difficoltà per muoverci in una provincia. Certo che la tematica che ponete qui oggi è ben diversa, qui si tratta di mantenere il collegamento con quello che sono la terra natia, quello che è la terra dei propri padri, e vedere i propri figli e nipoti che si staccano pian piano, e grazie al Presidente che ha fatto col suo intervento, ha toccato, credo, i temi del cuore, i temi delle radici di famiglie che non vogliono vedere disperdere il proprio patrimonio culturale, storico, il legame con la propria terra, perché poi la questione della casa, la casa per le nostre tradizioni è il punto di ritrovo, è il punto focale da dove si sviluppano tutte le nostre attività. Adesso so che toccare i temi personali, ma lo uso per fare un esempio. Io ho visto la casa dei miei nonni, nonni fagioli, no? Da parte di papà, di un paesino di 500 abitanti nelle campagne del Milanese, che è stata venduta, e quando dico penso ai nonni, penso non c'è più casa, non c'è più casa, e mi manca un pezzo di cuore. Quindi queste sono, e oltretutto questo qui sono a pochi chilometri, sono a 50 chilometri, penso a chi è distante, a di mezzo un mare, e oltretutto con i mezzi di trasporti che evidentemente non agevolano più di tanto da quello che imparo attraverso il colloquio con voi. Questo poter tornare costantemente in Sardegna vi genera delle difficoltà, perché comunque continua a persistere la crisi, continua a persistere la questione degli stipendi, continua a persistere i problemi economici, e un aumento di tariffe o non avere delle scontistiche agevolate, sì, ma magari anche iperagevolate in determinate situazioni, fa sì di generare difficoltà e generare questo distacco che poi disperde quello che è la memoria storica. L'invito ovviamente auguro a questo tavolo buon lavoro a tutti, affinché si possano trovare quelle soluzioni che diano merito a questa popolazione, a questa fetta di popolazione, perché altrimenti, se andiamo avanti con le sofferenze, andiamo avanti senza la prospettiva, la speranza, finisce che veramente questo clima di tristezza generale che c'è veramente ci abbatte tutti. Dobbiamo pensare e avere la possibilità di avere la speranza di poter tornare a crescere e poter dare a figli e nipoti una prospettiva di lavoro e di memoria storica di quello che siamo. Buon lavoro a tutti, grazie ancora a tutti per essere qui e per il vostro. Grazie al Sindaco Fagioli, la sua presenza qui, e come dicevo prima, dimostra quanto le comunità dei Sardi non sono monadi isolate e gruppi di nostalgici, ma legati al territorio dove abitano e dove vivono, all'associazionismo, alla politica, alle istituzioni, e quindi oltre che essere con il cuore e con la testa, con l'intelligenza legati alla nostra terra di origine, siamo nei luoghi dove lavoriamo, nei luoghi dove abbiamo trovato nuova cittadinanza, siamo appunto nuovi cittadini e rappresentiamo un ponte con quella che è stata la nostra terra di origine. Questa non è un elemento retorico, questa è anche la nostra forza, è la dimostrazione di quella che è la nostra forza e la nostra capacità a livello nazionale. Leggo, visto che tutti i miei amici mi riproverano sempre di essere troppo lungo, dice sto per finire, non finisco mai, allora leggo, quindi magari sarà un po' più burocratica la lettura rispetto al parlare a braccio, ma cerco di essere breve, in sintonia con le esigenze di lavoro di questo pomeriggio. Il titolo: la continuità territoriale per la Sardegna e l'impegno degli immigrati sardi in Italia. Questo è il titolo del nostro convegno ed è il riassunto proprio di un programmatico di quello che noi da 30 anni facciamo e di quello che forse è il nostro impegno principale
a livello politico-sociale, dove politico non significa partitico, anzi significa continuità, al di là di tutte le parti politiche e i governi, che siano quelli della Sardegna, che siano quelli del nazionale. La questione continuità territoriale è un problema irrisolto da molti anni, che penalizza l'isola e la sua economia. Lo svantaggio dell'insularità riguarda sia il costo trasporto merci, 50 milioni di tonnellate l'anno, era un tale del 218, sia il costo trasporto passeggeri per traghetto, erano sempre oltre 5 milioni l'anno, sempre nel 2018. È giusto in primis riaffermare il diritto alla mobilità dei sardi, ma è giusto dire anche che lo svantaggio non è solo dei residenti. La distanza dalla Sardegna, dal continente, è un caso unico nel Mediterraneo, non si può paragonare ad altre nazioni europee che si affacciano al Mediterraneo, che hanno distanze di gran lunga minore. Ma lo è anche degli emigrati sardi. Noi calcoliamo 700-800.000 in Italia, sono stati 450.000 i trasferimenti, con le loro famiglie, sicuramente una cifra vicina alla verità, come è la cifra vicina alla verità di 1,5 milioni di sardi nel mondo. Questo è tanto, tantissimo per una piccola isola che oggi ha 1,5 milioni di abitanti. In particolare possiamo dire che gli emigrati sardi utilizzano più dei residenti alcuni dei mezzi di trasporto per la Sardegna, in particolare il trasporto via mare. È chiaro che un residente che ha bisogno di spostarsi velocemente per lavoro o spesso anche per le vacanze utilizza l'aereo. Eppure il trasporto via mare è ancora una fetta molto ma molto importante dei trasporti complessivi della Sardegna e del turismo in Sardegna. La continuità territoriale attiene anche alla situazione di arretratezza infrastrutturale ed economica, anche a proposito di produzione del reddito della Sardegna. È una questione quindi che riguarda lo sviluppo e a livello europeo riguarda il principio di coesione sociale, che è sì quello dello svantaggio dell'insularità, ma anche quello dell'arretratezza infrastrutturale. E quindi io direi che anche un altro principio da richiamare nel momento in cui parliamo di continuità territoriale in Europa, perché è un principio riconosciuto insieme all'insularità a livello europeo. Tutto ciò richiama la necessità di deroghe rispetto al semplice e solo principio del divieto di aiuti di Stato, che in alcuni casi, soprattutto quando interviene il principio di coesione sociale, è socialmente meno rilevante. Un esempio è quello che è stato ottenuto fin dal 2011 con la continuità aerea per tutti. La continuità aerea per tutti, 9 mesi all'anno, era comunque una deroga rispetto al principio degli aiuti di Stato rispetto alla concorrenza. Ed è un buon esempio di applicazione di un principio che persegue interessi superiori, quello dello sviluppo di un territorio, e anche di un riequilibrio, per esempio il riequilibrio delle presenze turistiche stagionali, che è un fatto anche di distribuzione di oneri e di pesi dal punto di vista ambientale. Se ci pensiamo bene, questo va nella direzione di quella diversa politica ambientale in Europa prevista anche recentemente dal programma von der Leyen. Per rafforzare il principio della compensazione dello svantaggio dell'insularità, tuttavia occorre una legge nazionale che regoli il come, il quando e il dove e dia garanzia sulle risorse e abbia una continuità, aggiungo, e si inserisca nell'ambito di un diritto costituzionale. Da qui l'importanza del reinserimento del principio di insularità nella Costituzione. È chiaro che da sole la Sardegna e le isole minori sono troppo deboli, non hanno la forza per farsi valere in Europa. E quindi l'importanza della presenza del governo italiano, dello Stato italiano, nel perseguimento di questo obiettivo è una questione centrale.
Rinnovo della continuità aerea. L'improvvisa notizia della messa in liquidazione di Air Italy, oltre alla drammatica situazione, anche se avvisaglie c'erano state ovviamente, di 1450 lavoratori, di cui 500 insistono solo sull'area di Olbia, è un colpo grave per il sistema dei trasporti e l'economia dell'isola. Basta pensare anche alla storia e all'immagine di Alisarda, poi Meridiana, e all'importanza avuta da questa compagnia per la Costa Smeralda e lo sviluppo di tutto il turismo di tutta la Gallura. Oltretutto, a banda e trattativa in corso con l'Europa, viene meno uno dei soggetti principali della continuità territoriale attuale. Se aggiungiamo la crisi risolta di Italia, il futuro su cui dovrà poggiare la nuova continuità aerea appare abbastanza incerto. La FASI, la Federazione dei Circoli Sardi, resta del parere che la continuità per tutti sia la soluzione migliore, per incoraggiare anche i segmenti di turismo ambientale e non solo balneare dentro una riconversione green in linea appunto, come dicevamo, con la nuova idea di sviluppo dell'Europa. Queste vicende, vista la scadenza della quale continuità il 16 aprile, se il rinnovo non arriva in tempi brevi, pongono un problema urgente, un problema di decidere fin da subito, prima di compromettere la stagione turistica estiva, una proroga della vecchia continuità. Sempre meglio di una continuità frettolosa, mutilata e inefficace. Resta importante la tanto disattesa CT2, di cui godevamo, di cui non si parla più, di cui noi in particolare sentiamo l'importanza e l'urgenza che venga ripresa in considerazione. Faccio solo un esempio, senza togliere niente poi alle altre situazioni, ma un esempio che riguarda non solo il turismo ma tutta l'economia sarda. Il collegamento di Verona valeva per Vinitaly, valeva per la Fiera Cavalli, valeva per la Fiera Marmi Graniti, valeva perché Verona è il maggior mercato ortofrutticolo verso l'Europa, valeva perché il Veneto e il Triveneto è uno dei bacini più importanti per il turismo in Sardegna. Lo stesso vale però per le altre regioni sguarnite di collegamenti, di interesse di operatori economici con interessi simili a quelli che ho citato, per gli studenti fuori sede, per le grandi città dove le comunità sarde sono più folte e numerose. Un'altra questione che riguarda la continuità è la proporzione fra il minimo della tariffa di continuità e il massimo, fino a tre volte tanto, nel mercato libero nel periodo estivo. Questa proporzione ha spesso, anche nel recente passato, massimizzato i costi e scaricato in particolare sui passeggeri estivi e sul turismo costi non giustificati o comunque costi eccessivi, e quindi va ridotta in una prospettiva del rinnovo della continuità aerea. Rinnovo della continuità marittima. La FASI ha un'esperienza, lo diceva prima, rifacendone un po' la storia, la nostra presidente, ha un'esperienza specifica nel settore della bigliettazione marittima, in particolare marittima, anche perché è stato difficile in questi anni, crisi meridiana, crisi all'Italia, rifare convenzioni specifiche per esempio per il nostro sistema con le compagnie aeree. Quindi la FASI, attraverso il suo centro servizi, che è rivolto a tutti i suoi soci dei suoi 70 circoli di sardi del continente, è riuscita a mandare via mare circa negli ultimi 2-3 anni 60 milioni 60.000 passeggeri tra andata e ritorno, 60.000 teste parlano, sempre di teste abbiamo parlato da loro, le compagnie. Negli ultimi 3 o 4 anni nel settore dei trasporti marittimi per la Sardegna è aumentata la concorrenza. Io credo, tutto sommato, mi sembra anche sulla base dell'esperienza nostra di poterlo dire, che un sistema con 5 vettori in concorrenza ha tenuto a bada un rialzo dei prezzi,
malgrado alcuni eccessi in alta stagione, eccessi che bisogna prevedere e calmierare, ma la forte concorrenzialità ha perlomeno evitato le tentazioni ricorrenti della pratica del cartello per tenere alte le tariffe, e la concorrenza è stata anche da stimolo, uno stimolo per migliorare i servizi. Non che non ci sia da migliorare nei servizi, c'è molto da migliorare secondo noi anche nei servizi, no? Spesse volte negli orari, nel carico scarico delle navi, in particolare delle auto, nel mantenimento degli orari, ci sono diverse questioni che sono aperte sul miglioramento della qualità, però tuttavia possiamo dire che la concorrenza è stata utile da questo punto di vista negli ultimi anni. Nella nuova convenzione è vitale per la Sardegna mantenere tutte le rotte attuali, Arbatax comprese. Occorre anche mantenere la possibilità prevista dal regime in essere di applicazione della continuità territoriale a tutti i sardi, sia a quelli residenti che a quelli nativi. Ne spiegava bene le ragioni prima la Serafina Magia. Quando si parla di tariffe sostenibili e calmierate, si deve tener conto non soltanto di quelli che viaggiano con la continuità attuale. Nel 2018 erano 826.000 quelli che rientravano nella convenzione, ma bisogna parlare di tutti i 5 milioni di passeggeri. Per far questo, il mercato plurale e concorrenziale è la condizione, direi sine qua non, la condizione principale, ma non è esaustiva, quindi occorre anche lì mettere alcune regole con dei massimali che siano uguali per tutte le compagnie. Per mantenere tutte le rotte in essere a prezzi calmierati occorre un soggetto forte per capacità manageriale e numero di navi. Non è facile altrimenti reggere economicamente la continuità per 12 mesi all'anno. Dubitiamo che un sistema che preveda uno spezzatino di soggetti e di rotte possa reggere l'impatto economico e organizzativo di un servizio di qualità che sia continuativo tutto l'anno. Crediamo che, visto il ritardo dovuto all'alternarsi dei governi, sia comunque difficile un cambiamento di modello, soprattutto nell'immediato. Per questa ragione, dato che la scadenza del 24 luglio è vicina e taglia in due l'alta stagione turistica, lasciandoci privi di continuità, per esempio nel mese di agosto, oggi noi non possiamo fare biglietti di continuità, per motivi di emergenza stagionale, il governo può contrattare e ottenere dall'Unione Europea una proroga adeguata, ovviamente non si dedie, ovviamente dentro i termini di legge, fino alla operatività del nuovo patto. Bisogna anche prevedere, credo che sia una cosa molto importante questa che stiamo parlando, ma anche di calmieramento dei prezzi dei biglietti, nell'ambito dell'utilizzo dei fondi europei per le politiche di promozione ambientale, misure concrete per non far ricadere ulteriormente sul costo dei biglietti e del trasporto merci il nuovo obbligo europeo di sostituzione dei carburanti più inquinanti. Cioè, bisogna che non si pensi soltanto se un miliardo, come si dice, toccherà all'Italia per le spese di decongestionamento ambientale, bisogna anche che pensi al mare e che si pensi in questo caso specificamente a non aggravare la questione del costo del trasporto, trovando misure, appunto, come dicevo prima. Il ragionamento che ho svolto fin qui attiene alla difesa che noi anteponiamo, che abbiamo sempre anteposto, degli interessi generali della Sardegna. Ma permettetemi di ricordare, l'hanno ricordato prima i miei due predecessori della mia organizzazione, il contributo specifico degli immigrati sardi in termini economici, gli investimenti nell'edilizia, con la ristrutturazione delle seconde case, le case al mare, oltre che la presenza rilevante nelle vacanze estive dei sardi, oltre che la promozione che riusciamo a fare nei nostri territori proprio per i legami che abbiamo col territorio. Il ruolo che abbiamo nel consumo dei prodotti tipici regionali e nella salvaguardia della loro qualità. Abbiamo progetti
in questo caso molto importanti, come il progetto Sarda Tellus, per portare il meglio dei prodotti sardi ai nostri connazionali che sono qui in Italia e fuori, ma anche alla gente con la quale abbiamo i rapporti, che amano e che hanno la Sardegna. Diamo un contributo in termini culturali e affettivi, rafforzando quella nostra terra, ma anche rappresentiamo i legami della nostra terra con il mondo, come parte integrante e appartenente a un unico popolo sardo, quello residente, e quello che non sempre per scelta l'ha dovuta lasciare andando via a conquistarsi nuove speranze di vita. Noi speriamo di continuare a dare il nostro contributo, come abbiamo sempre dato, alla questione della Sardegna e del miglioramento dei suoi collegamenti.